torna dopo 3 anni di assenza per il Covid è la Torre delle Favole. Anche per la 17ª edizione l'ambientazione è presso la suggestiva Torre Avogadro che vediamo alle nostre spalle. Siamo in attesa di una delle numerose scolaresche che da qui sino al 13 maggio, dal lunedì al venerdì, verranno a visitare la torre per assistere allo spettacolo di Raperonzolo, la fiaba dei fratelli Grimm, riadattata per l'occasione dall'ideatrice e curatrice Sonia Mangoni. L'organizzazione dell'evento è a cura dell'amministrazione comunale di Lumezzane. E anche noi cercheremo di avventurarci alla ricerca di Raperonzolo, abbracciando la treccia. Bambini, cosa state facendo? Stiamo andando a salvare Raperonzolo. Lucio Facchinetti, assessore alla cultura del Comune di Lumezzane. È un gran piacere, credo, riproporre a 3 anni di distanza Raperonzolo. Ricordo con piacere che questa è una lunga storia, potremmo dire una lunga favola che è cominciata nel 2003, nel periodo in cui la torre ha ospitato i più importanti illustratori a livello nazionale e a livello internazionale. E allora si pensò, insieme con Laura Staffoni, che fu una coideatrice insieme alla Sonia Mangoni, che poi ha continuato ed è ideatrice di Raperonzolo anche, e allora pensammo che era possibile incominciare una rappresentazione teatrale, incominciare una storia che avvicinasse i bambini alla torre, però con uno spirito didattico. La biblioteca delle favole, cioè la nostra favola, andrà ospitata nelle varie biblioteche e pertanto questo dà l'idea di una partecipazione e di una coralità all'insegna della positività. Cosa ti aspetti di vedere oggi? È tutta la storia, la rappresentazione della storia. Francesco, ma a cosa serve la treccia? Serve per far salire il principe. Esmeralda, ma chi era Raperonzolo? È una fanciulla, bellissima. E gli altri interpreti di questa fiaba chi sono? La strega cattiva e dopo il fanciullo che salva Raperonzolo da una torre. Francesca Formato è l'insegnante della Scuola Caduti per la Patria, sta accompagnando i bambini della terza elementare alla fiaba Raperonzolo. Abbiamo sentito che i bambini conoscono molto bene la fiaba, quindi non c'è da insegnarli molto ancora. Ma spero che qualche sorpresa ci sarà, perché in questi allestimenti c'è sempre una creatività particolare, c'è sempre un'interpretazione nuova, quindi sicuramente qualche sorpresa troveranno anche loro. Maria Grazia Tateo, coordinatrice del progetto Torre delle Favole per l'amministrazione comunale di Lumezzane. Qui alla Torre delle Favole non arrivano soltanto classi e scuole di Lumezzane, ma anche da fuori. Sì, abbiamo anche scuole che arrivano dalla provincia di Trento, dalla provincia di Mantova e dal Lago. È proprio una bella iniziativa alla quale vale la pena di assistere. Vediamo un po', c'era una volta una torre proprio come questa. E dentro questa torre c'era una bambina, era stata messa lì da una maga potentissima finché un giorno... Cominciamo dall'inizio. Attenzione alla scala che si cade. La maga prese subito la bambina e la portò in un bosco fitto fitto dove non entrava mai il sole. Lasciò una sola finestra. E attraverso quella finestra la maga entrava ed usciva dalla torre afferrandosi ai lunghi capelli di Raperonzolo. Raperonzola, Raperonzola, Raperonzolo mio, Raperonzola, che cazzo la tua treccina.
Clara Bonomi, Veronica Venturini, le splendide attrici di Rapelonzolo. Abbiamo visto i bambini rapiti, con lo sguardo rapito. Beh sì, la Torre Avogadro, se non l'avete vista dovete venire sicuramente a vederla, ma soprattutto in questa occasione, perché Rapelonzolo è veramente una fiaba a cui io tengo molto ed è proprio una bella esperienza per i bambini, quindi sicuramente vi aspettiamo. E aveva anche un piccolo carillon con la sua melodia preferita. E quando era tanto, tanto, troppo triste, la lasciava risuonare, seguendone la melodia con la voce. A me è piaciuto molto quando eravamo a girare i carillon. Leone, un ragazzo del paese, attraversando il bosco passò lì vicino fischiettando la sua melodia preferita. Il giorno dopo lui tornò e il giorno dopo ancora per riascoltare la sua melodia preferita nel suono di quella voce misteriosa che lo incantava. Abbiamo visto i bambini rapiti, con lo sguardo rapito. Clara. Sì, è sempre magico per chiunque venga alla torre, dai bimbi piccoli piccoli anche agli adulti, anche per gli adulti a volte è magica, e vedere il loro sguardo quando entrano nelle stanze così ben allestite è magico anche per noi. Abbiamo ammirato anche la vostra professionalità. Da quanto tempo svolgete questo lavoro? Da quando ho 20 anni, quindi. Anche io, ci siamo praticamente diplomate insieme, quindi da quando abbiamo 20 anni. Manca il terzo attore qui. Sì, Ruggero Bianchi, che purtroppo oggi non è potuto venire. Sparito l'incantesimo della maga, era ritornata alle porte, finestre e scale. Una bella festa tutti insieme, ci voleva proprio, perché un'ora di allegria fa dimenticare 100 anni di tristezza. E allora? Che festa sia! Ritengo che, come tutte le fiabe, rappresentano la metafora della vita. Però Rapelonzolo, più di ogni altro in questo periodo, rappresenta la metafora del periodo che stiamo vivendo. Ora, Rapelonzolo, con l'incantesimo che subisce nella torre, appunto nella Torre Avogadro, dà un messaggio di grande speranza, perché attraverso la determinazione della bambina, l'amore del fanciullo che la libera, il messaggio dell'amore e della determinazione, del credere in se stessi, è il messaggio che risolve nella fiaba ogni problema. E mi sento di dire che darebbe un grande aiuto anche alla soluzione del contesto internazionale bellico che stiamo respirando. Federica, cosa ti è piaciuto di più di questa fiaba? Allora, la fine, perché quando hanno festeggiato. E vediamo che i bambini si entusiasmano ancora a questi spettacoli. Fortunatamente sì, anche per noi insegnanti è bello vedere l'entusiasmo nei bambini e finalmente vederli coinvolti in qualcosa che piace veramente loro. E approfittiamo anche molto spesso dei momenti tra una scuola e l'altra per dare uno spazio ai bambini anche di vivere non solamente le favole, ma anche poterle leggere dall'altra parte dove c'è la biblioteca, o altrimenti vivere l'esperienza del gioco dell'oca in versione Rapelonzolo. Chiudiamo con un bel Rapelonzolo? Certo! Rapelonzola! Rapelonzolina! Ciao!
giù la tua treccina.